siamo col direttore sportivo del Bolla, Luigi Davino. Pensiero sulla stagione appena conclusa, un Bolla a testa alta che ha recitato ruolo da protagonista nello scorso campionato. Sì, partendo da questa domanda che mi fai, voglio fare i ringraziamenti a tutti i nostri calciatori che ci hanno lasciato. E li auguro un in bocca al lupo per la nuova stagione. Diamo il benvenuto ai nuovi giocatori e diciamo cerchiamo di fare meglio dell'anno scorso, sempre con la massima tranquillità, senza nessun obiettivo che non ci prefiggiamo nessun obiettivo, questa è la cosa importante. De Michele confermato come allenatore. De Michele confermato, diciamo che noi oggi stiamo lavorando per rafforzare la società, che è la cosa più importante. In queste categorie oggi bisogna diventare più forti a livello societario e poi dopo magari pensare alla squadra. Benvenuto al nuovo direttore generale, Saverio Ardolino. Saverio Ardolino farà parte della nostra famiglia, ci darà quel salto di qualità a livello di organizzazione e di immagine. Quindi gli do il benvenuto nella famiglia Virtus Bolla. La squadra quando parte? Possiamo già dare qualche data? La squadra parte il 18 agosto, ci vediamo qui a Bolla, iniziamo gli allenamenti, abbiamo stilato un programma con doppie fino al 30 agosto. Che squadra sarà vestita addirittura per far bene? C'è un obiettivo ben preciso? Una squadra per divertirci, diciamo che il nostro obiettivo è sia societario sia a livello di squadra è sempre quello di divertirci. E faremo delle amichevoli con il team Napoli Soccer, con il Pomigliano e con l'equipe Campania. In bocca al lupo che sia un campionato soprattutto basato sul fair play, sul rispetto dell'avversario. Questa è la cosa principale, quest'anno batteremo molto in collaborazione con il direttore generale Ardolino su questa cosa, per cercare di sponsorizzare al massimo l'antiviolenza, il fair play calcistico e anche extra calcistico.